Buongiorno, benvenute a Film Madrid in bocca al lupo, il podcast di riproduzione assistita di Film Madrid, l'unico centro della penisola iberica diretto per una ginecologa italiana, la dottoressa Elisabetta Ricciarelli. Sono il dottore Gomez, ginecologo, ok? Oggi voglio parlare del matching genetico, ok? Tra la donatrice e l'uomo della coppia, o tra la ricettrice di seme, la signora che fa una FIV con banca o una inseminazione con donatore, con seme della banca, ok? Cosa è questo del matching? Il matching è scegliere un barone, un donatore di semen o una donatrice di ociti che non comparte nessuna mutazione con la persona che sta facendo questo matching, ok? Tutte le persone, si calcola che più o meno ogni persona ha portatore di una 5 mutazione di infermità recessive, ok? Le infermità genetiche recessive sono quelle infermità che soltanto si vedrà questa malattia, la persona sarà malata se tutti i due geni sono alterati, ok? Tutti di noi siamo portatori di alcuna mutazione. Se abbiamo la mala fortuna di andare in matrimonio con una donna che comparte questa mutazione, e ancora abbiamo la più mala fortuna di che il bambino ereda, ok? Sì, dei progenitori, si passa tutti e due mutazioni al bambino. In questo punto, io che solo ho una mutazione, sto sano, nessun problema. Ma se il mio bambino ha le due mutazioni, la mia e la della mia moglie, anche a questo punto sì che può avere un problema grave. Queste malattie recessive sono seriose, ma soltanto in caso che tutti e due sono portatori, ok? E sto pensando la fibrosi cistica, sto pensando la talassemia, l'anemia mediterranea, che è molto frequente, diciamo, molto frequente essere portatore nel Mediterraneo, specialmente, diciamo, paesi mediterranei come per esempio Italia, ok? Le isole, per esempio, anche, ok? E lo che si fa è fare un studio di 200 più o meno infermità genetiche, moltissimi geni sono studiate, e abbiamo la donatrice con questo studio, ok? Sì, per esempio, pensiamo non la donatrice, una donna che vuole fare una inseminazione con donatore, con seme della banca, ok? Si fa evidentemente questo test a questa signora, questa donna che può fare, queste due, immaginiamo lesbiane, una coppia di due mogli, di due ragazze che vogliono fare inseminazione con la banca. Si fa alla donna che farà la inseminazione e l'studio genetico, e si vede questo studio, e dopo già, quando abbiamo il risultato, scegliamo il donatore. Io sempre dico lo stesso: si può scegliere il marito, il donatore. Non è che hai di sposarti con uno nel mondo, ok? Puoi scegliere di banca del seme, del banca di donatore di sperma, di seme. Così, tranquillità, si può scegliere, ok? E questo diminuisce le possibilità di avere questo tipo di malattie. Ma noi mai si può garantire, questo non garantisce 100% che mai non avrà nessun problema, ok? Possono, per esempio, avere mutazioni da nuovo, mutazioni nuove che possono fare queste cose, così può fare venire la mestruazione, possono fare venire questa malattia, ok? L'idea è che in medicina, nella vita, mai non si può garantire il 100%, ma le possibilità di avere questo tipo di malattie dopo fare il matching sono moltissimo più o meno che se non si fa, ok? Questa è la principale idea. Ma il matching non garantisce 100% che non si avrà questo tipo di malattie, ok? Questa è un po' l'idea di il matching. E dopo c'è un altro problema. L'altro problema che si può avere è che quando
Abbiamo il risultato a questa donna, no? Immaginiamo questa donna che stiamo dicendo che fa una, come le dico, una inseminazione con semen della banca. Fa la inseminazione con il semen della banca, ma prima abbiamo il risultato di questo matching, ok? Si può scegliere di non conoscere il risultato, no? Ma moltissime volte uno vuole sapere cosa sta succedendo e abbastanza volte troviamo che la donna è portatora di questa malattia. Una cosa è dirlo così in un programma di radio come il nostro, nel podcast, ci sono il matching. Se una è portatora non succede niente perché si sceglie un donatore che non è. Va bene, questo, la teoria è molto chiara. Ma dopo la realtà è che quando abbiamo questi mutazioni, già c'è un dubbio. Noi come medici sappiamo cosa fare, non abbiamo nessun problema, no? Okay. È portato della fibrosi cistica, nessun problema, io non so, non succede niente. Ma dopo, quando una donna per esempio ha l'infermità di Pompe, un'infermità metabolica, portatora, sto dicendo, questo è un po' un trauma, ho visto, capire che sei di un'infermità, comincia a pensare la donna cosa, oh, avrei una malattia, non l'avrò, o di chiedere consiglio genetico, ok, in queste punte, così comincia un periodo di alcune settimane un po' di incertidumbre, un po' di dubbio, un po' di cosa sto facendo, cosa ho, ma dopo tutto bene, dopo fare parlare dopo con un genetista, per esempio, ok? Perché ricordo che stiamo parlando di infermità recessive ereditarie. Ci sono altre infermità, per esempio, dominante. Queste infermità, tu hai un gene e tu hai la infermità sicuro, ok? Questo è un altro mondo. Ci sono anche infermità che possono essere un rischio genetico poligenetico, così la erenza in spagnolo, la genetica è poligenetica, poligenica, ok? Così parliamo soltanto di queste infermità di recessive, ok? E come dico, quando una donna ha queste malattie, dopo c'è un periodo un po' di complicato, sì, c'è qualche cosa, no? E anche per la famiglia, anche per il fratello, la sorella di questa ragazza, per esempio, questa ragazza che stiamo immaginando che vuole fare seme della banca, dopo ha un fratello, per esempio, ha una sorella, ha i progenitori, ok? E molte volte si chiede: cosa faccio con il mio fratello? Gli dico che io sono portatore di questa infermità? E il mio fratello ha di fare il studio per vedere se è portatore o no, per esempio? Okay? In questo si ricomanda di fare consiglio genetico anche, dipende dall'infermità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo che non si raccomanda normalmente è dire al fratello o alla sorella: ok, io faccio questo test genetico di 200 infermità, tu lo fai anche. Perché quello, alcune volte questo fratello già ha figli e cominciamo a aprire questa scatola di Pandora, in italiano non so se è scatola o il corno, non lo so, ma questo... cominciamo ad andare per un posto un po' che può essere complicato, ok? Così questo del matching va bene, ma ha di essere spiegato chiaramente. E anche un'altra cosa che succede con questo del matching è che si studiano infermità genetiche e molte volte si trovano alterazioni genetiche che non si sa se sono patologiche o no, si pensa di no, ma nel futuro può essere che sì, quando l'investigazione ha più chiaro cosa succede con questa mutazione, può essere che nel futuro abbiamo una nuova informazione che oggi non abbiamo, ok? Per quello si chiede di firmare nel consenso, nel documento, prima di fare il matching, se la donna l'uomo o la coppia può conoscere, la donna o l'uomo, questo è un test che si fa alla persona, e vogliono conoscere nel futuro queste alterazioni di, diciamo, significato non chiaro in questo punto con lo che si sa nel mondo scientifico in questo punto, ok? In questo punto, così. Questo del matching va bene, sta tutto bene, ma è un processo medico, è un processo che ha di essere veramente spiegato bene, ok? Questa è la mia riflessione di oggi, un saluto
e come sempre un forte abbraccio, un saluto e fino al prossimo programma. È un piacere veramente essere qui con le pazienti nostre della Italia. Un saluto e fino al prossimo programma. Ciao ciao. Persiguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de mí. Paso contigo toda una vida, tartamudeo cada vez que me miras. Una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya, toda tuya. Juegas conmigo sabiendo que yo te sigo, aunque no me dominas. Haces una ruina conmigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu voz.